alla 56esima edizione del Salone Internazionale del Mobile. Siamo a Milano, alla fiera di Rho, e questo è chiaramente l'appuntamento più importante nel settore dell'arredamento. Ci sono circa 2.000 espositori e ci sono circa 300.000 visitatori attesi da tutto il mondo, quindi è una manifestazione importantissima. E noi, caro Nicolangeli, cosa andiamo a cercare? Cara Giorgia, noi per i nostri telespettatori andiamo a cercare fra gli espositori friulani, quelli che dal Friuli vengono qua per fare business, per fare rappresentanza, per fare marketing, per incontrare altre persone, compratori, visitatori, e vi racconteremo le loro storie, le loro ambizioni, le loro novità, quello che prevedono per quest'anno. Andiamo? Andiamo, dai. Andiamo. Presidente, c'è più di qualcuno che millanta che andare alle fiere ormai serva relativamente, invece com'è qui al Salone del Mobile? Serve esserci se si è del settore, sì o no? Ma il Salone del Mobile è assolutamente la fiera, e possiamo mettere la L maiuscola nell'articolo e la F maiuscola di fiera. Battuta a parte, certamente questo è uno degli eventi più importanti del mondo, è riconosciuto da tutti gli operatori che continuano a venire, continuano a trovare qui nelle giornate milanesi quel momento di contatto, quel momento di innovazione, quel momento della presentazione della ricerca in cui il nostro saper fare, il nostro made in Italy, l'arredo italiano, e mi permetto sempre di dire anche l'arredo che si sviluppa nella nostra regione, ha saputo giocare delle partite importanti, certamente di riposizionamento sui tanti mercati internazionali, ma sapendo reinterpretare gusto, forme, materiali, il buon prodotto, in una parola il design del nostro prodotto, che continua a essere riconosciuto e continua a avere spazi importanti nel mondo. Milano rappresenta un appuntamento importante, un incontro con i nostri clienti del mondo per far vedere le nostre novità. Quest'anno abbiamo presentato, come sempre, novità nel nostro settore, che sono i tavoli, le sedie, il mobile, il complemento d'arredo che va dal divano fino praticamente al piccolo complemento per arredare la casa. Beh, Milano è la fiera con la F maiuscola del mobile, non esiste qualcosa del genere in tutto il mondo, per cui qui a Milano si vede il mondo veramente, e viene il mondo a vedere i produttori italiani che sono i più bravi al mondo a portare soluzioni nel campo dell'arredamento. Milano è un appuntamento che tutti i mobilieri italiani aspettano, non soltanto per fare delle vendite, ma proprio per vivere questa kermesse, per presentare, per incontrarsi, per vedere anche cosa fanno gli altri, perché effettivamente è importante anche questo. Milano per noi e per tutto il settore del mobile è una vetrina importantissima, è l'occasione per mostrare il lavoro di un anno e anche di più, perché poi le politiche sono sempre a lungo termine, e diciamo per noi rappresenta un po' l'obiettivo finale di tutto il nostro prodotto. Sicuramente quello che si aspettano tutti, e che sicuramente è così, che questa manifestazione si conferma come la più importante in assoluto del settore dell'arredamento nel mondo. Abbiamo visto un sacco di stranieri, tanti orientali, tanti russi, anglofoni o diciamo inglese parlanti, no? E diciamo che fuori dall'Europa abbiamo la fortuna nel tempo di aver creato non solo il Made in Italy, ma anche veramente la capacità di raccontare il Made in Italy nella maniera migliore, con la flessibilità, il fare bene i prodotti, ma con architetti che vengono da tutto il mondo, per cui noi siamo veramente orgogliosi a Milano di rappresentare l'Italia nei massimi livelli per quello che è la creatività, non solo nel design, ma specialmente nelle nostre aziende, dei nostri dipendenti, la gente che sa fare quello che altri non sanno fare. Dovete sapere che il settore del legno, suo malgrado, è stato un antesignano della crisi, ha iniziato a soffrire in maniera tremenda prima degli altri, prima nel 2008. A loro tempo le autorità cercarono di normare, di legiferare, anche per quello che riguarda la nostra regione. Andiamo a vedere con il servizio di David Zanirato cosa si fece più di 10 anni fa in Friuli Venezia Giulia.
Lei ai tempi, quando appunto la crisi si acuì, fu l'estensore di questa legge che ancora oggi porta il suo nome. Che strumenti avevate previsto all'epoca e secondo lei sono stati sfruttati a dovere? La legge Bertossi consentiva di avere dei finanziamenti a fondo perduto, soprattutto per superare il dimensionamento eccessivamente piccolo delle nostre imprese e per lavorare sul design, sui brevetti, sulle reti commerciali all'estero, in buona sostanza per rafforzare il nostro tessuto produttivo che era troppo piccolo per poter investire da solo in queste cose. Noi sappiamo le difficoltà che hanno i nostri piccoli imprenditori ad andare all'estero, se toccano un paese non riescono a toccarne altri, a pagare dei designer per elevare la qualità anche dal punto di vista del design, dell'immagine dei loro prodotti e soprattutto anche le difficoltà che ci sono in tema di management, di successione di impresa. La legge Bertossi dava una risposta a queste cose. Riavvolgendo il nastro, che cosa stava succedendo in quel periodo nel distretto della serie? Ma nel distretto si stava cercando di ripercorrere, a mio avviso, quello che era la storia del distretto, quindi si insisteva su un modo di produrre, un modo di organizzarsi, un modo di relazionarsi con il mercato e con tutti gli stakeholders che non teneva conto di ciò che stava avvenendo realmente. Soprattutto il punto di debolezza maggiore che io credo sia stato origine della crisi è l'incapacità di andare oltre i confini del distretto per quanto riguarda proprio la capacità di importare conoscenza e non solo esportarla come è stato fatto. Un tentativo lo fece la Regione attraverso la legge cosiddetta Bertossi, la numero 6. Gli strumenti che mise a disposizione hanno funzionato? Come è andata a finire? Ma a mio avviso il problema non è se hanno funzionato o meno in base al tipo di strumento che è stato pensato, ma a come è stato utilizzato. In effetti lo strumento parlava di innovazione, ma se per innovazione intendiamo semplicemente innovazione di prodotto, innovazione di processo, chiaramente questo può essere utile solo per consolidare un passato, non certo per andare verso un futuro di profonde trasformazioni come erano in atto in quel tempo e si sono poi verificate. Quindi c'è un'autocritica generale, insomma, di tutti coloro che hanno tentato di provare appunto ad intervenire? Sì, consulenti compresi, i quali anche loro sono rimasti un po' intrappolati dalle soluzioni più consolidate. Ci sono state aziende del distretto della Sedia che ne hanno usufruito, ci sono state altre aziende in tutta la regione che hanno sfruttato queste opportunità, chiaramente poi negli anni non è stata rifinanziata, ci sono stati parecchi problemi nella gestione che è passata da Friuli al Mediocredito Centrale a Roma, purtroppo si sono perse delle occasioni, forse qualche azienda si sarebbe potuta salvare grazie all'utilizzo più spinto della legge Bertossi. Venendo ad oggi, si sta tentando di recuperare il tempo perso, di raggiungere i competitors, coloro i quali hanno visto lungo prima di noi, c'è margine di recupero? Ma i margini teoricamente ci sono sempre, certo è che bisogna più che reinventare il distretto, bisogna reinventare il modo di fare impresa in quel settore. Ripeto, a mio avviso quello che deve fare un'azienda oggi che opera in qualsiasi settore e in particolare in settori diciamo a scarsa innovazione devono andare a guardare in altri campi, in altri ambiti, in altre filiere per poter trovare soluzioni che gli permettano di distinguersi. Le manca non vedere, non affacciarsi e vedere la grande serie? Ci manca, sa perché, ma ci manca perché abbiamo molti clienti che sono venuti sul nostro territorio e qualcuno ha detto, guarda, a qualcun altro che non era mai stato, guarda che adesso arriverai in un posto dove vedrai una grandissima sede, avrai l'opportunità di fotografarla. E questi qui arrivano,
e rimangono veramente ammutoliti non vedendo più nulla, no? E ci chiedono come mai non c'è questa sedia, è brutto raccontare il perché. Facciamo una richiesta ufficiale? Vogliamo ripristinare la sedia? Io l'ho fatta diverse volte e mi ho messo anche a disposizione per far sì che questo progetto possa ritornare a essere un progetto che faccia veramente percepire che siamo un territorio importante, che abbiamo fatto una storia, e questo veramente era veramente un simbolo della nostra storia e credo che possa essere un simbolo anche per il futuro. La sedia è stata per un periodo il simbolo del distretto. È stata legata purtroppo a un declino del distretto, crollata la sedia, crollato il distretto. Sono due cose totalmente diverse e disgiunte. Primo perché la sedia, sapevamo, è stata costruita per durare 20 anni, è durata 22, quindi ha fatto più del suo lavoro. Seconda cosa perché il distretto non è identificabile con una sedia, ma è identificabile con un qualcosa che riguardi l'arredamento. Noi come cluster ci stiamo pensando, abbiamo delle proposte, le abbiamo già ventilate al sindaco di Manzano e ci stiamo studiando ulteriormente perché vogliamo portare qualcosa di veramente concreto. Cioè le dice un nuovo simbolo per la zona? Più che un simbolo, che non deve essere legata alla nostra zona un simbolo, vari simboli, perché oramai abbiamo diversificato. La sedia per il manzanese non è più un simbolo, noi stiamo diventando produttori di arredamento. Una sessantina di imprese friulane su 2000 qui non è male come cifra. No, non è male per niente, anche perché se pensiamo 60 imprese di un Friuli Venezia Giulia che ha 1 milione di abitanti, direi che come percentuale è molto alta. In più, se parliamo di esportazione, ricordiamoci che il 13,5% del prodotto italiano di arredamento viene esportato dal Friuli Venezia Giulia. Quindi sono molto soddisfatto, non solo, ma vedo in queste aziende un grande entusiasmo e anche un grande incremento. Questo vuol dire che c'è la ripresa, quella che insomma un pochino tutti si aspettano, o è un buon momento solo per chi appunto si è aperto il mercato internazionale e tutti gli altri stentano? No, la ripresa io dico che c'è, anzi non sono io a dirlo, ma sono i dati di Federlegno. C'è una bella ripresa che passa il 2% e che fa da traino anche a delle situazioni che purtroppo in Italia non sono in crescita. Quindi devo dire che come arredamento noi siamo molto contenti di questo. I dati ormai hanno cominciato a svoltare da diversi trimestri per il nostro settore. Noi dobbiamo ricordare, se guardiamo la nostra economia regionale, come il settore del mobile nei due distretti della provincia di Udine e della provincia di Pordenone abbia sofferto pesantemente quelle che sono state le dinamiche della crisi internazionale dal 2008, 2009, 2010, crisi che è perdurata purtroppo per troppi anni. Ma certamente un settore che ha saputo, nell'innovazione e nella ricerca, ha saputo riposizionarsi, ha saputo trovare la chiave internazionale. Dobbiamo sempre sottolineare come la propensione all'esportazione da parte del nostro settore sia una dei più elevati tra tutti i settori rappresentati della nostra regione. E in questa chiave di lettura abbia saputo compiere dei percorsi virtuosi che hanno riportato il nostro settore ancora ad avere dei saggi positivi. Questo lo rivediamo sotto tutti gli indicatori, lo vediamo sotto il profilo del valore aggiunto complessivo del sistema, lo cominciamo a rivedere finalmente anche sui primi saggi positivi dell'occupazione. Sono certamente un segnale incoraggiante anche per chi vede in questo settore o continua a vedere in questo settore una possibilità di sviluppo e di futuro e di benessere. Ma il mercato interno praticamente dà dei piccoli segnali. Certo che viviamo in un contesto di cali importanti, quindi anche una piccola cresta, diciamo, è sempre piccola, no? Viviamo in un paese appunto che ha ancora le sue difficoltà e i consumi appunto non si vedono veramente in maniera determinante. Ci sono state veramente delle situazioni di chiusura di un numero molto importante di punti di distribuzione, e quindi non solo distribuzione ma anche di produzione, come lei ben sa,
E quindi cosa possiamo dire? Che aspettiamo appunto che ci sia veramente un segnale da qualcuno che abbia le capacità veramente di gestire in maniera migliore questo paese. Il mercato del mobile italiano sta avendo una piccola ripresa, di piccoli segnali di ripresa. Che cosa succederà nel prossimo periodo? Sinceramente non lo saprò dire, perché è veramente una questione molto molto delicata. Quali sono le armi per tenere duro anche nel prossimo periodo? Le armi sono la diversificazione dei prodotti, le armi sono il servizio, le armi sono la progettazione e trovare quelle soluzioni ad hoc per i clienti che ci consentono di fare un progetto di qualità. Il cluster per i giovani, per insomma, i prossimi imprenditori o quelli che volessero lavorare in questo settore, che cosa fa? Il cluster ha una grande attenzione per i giovani, perché prima di tutto saranno il nostro futuro, quindi sono i nostri figli. Ma importante saranno coloro che nelle nostre aziende potranno portare qualcosa di nuovo e di interessante. Se non sono professionalmente preparati, non serve né a loro né a noi. E il cluster ha fatto una cosa che io ritengo molto interessante. Ha coinvolto i ragazzi delle quinte delle due scuole di Bruniera e di San Giovanni al Natisone e giovedì le porta in gita, chiamiamo gita ma è una gita di lavoro, al Salone del Mobile, ospiti di Federlegno, perché devo ringraziare Federlegno che ci ha dato questa disponibilità, e faranno un giro per tutto il salone, avendo però sotto mano quello che è l'elenco delle aziende del Friuli Venezia Giulia e quindi andando a conoscere le nostre realtà. Roberto Moroso, un nome simbolo, non ha certo bisogno di presentazioni la sua azienda, però vediamo che due cose le possiamo dire, no, riguardo alla vostra presenza qui. Senza dubbio, quando si va a Milano siamo davanti al mondo intero che viene a trovarci, per cui dobbiamo essere pronti a recepire nuovi stimoli, nuove contaminazioni, come si usa dire sempre, no? Dalle nostre parti. E ci sono un paio di cose che mi hanno incuriosito, sì, o che hanno lasciato stupito me e Giorgia Bortolossi. Una è quella, è la soluzione che avete pensato per i padiglioni proprio. Adesso sì, mi racconta un po' come è stata originata. Ma il tema principale di quest'anno è l'intreccio. L'intreccio che è un qualcosa che nasce anche da lontano, perché alcuni pezzi diciamo della collezione Mafrig li facciamo a Dakar, che non è altro che mio cognato, il compagno di mia sorella, e però tutto l'intreccio... Anche un po' di idea di Africa, no? Un po' di Africa, però poi dopo anche l'intreccio attraverso alcuni, come vedete, alcuni pezzi insomma che sono intrecciati giù a Dakar, però in realtà poi dopo c'è l'intarsio che rappresenta sempre l'intreccio, ma l'intreccio in senso come manualità, come saper fare, l'artigiano, quello che sa fare con le proprie mani. Cioè quando noi facciamo visite aziendali, se voi venite da noi, c'è una persona che ad esempio sa fare l'intreccio della pelle di alcuni prodotti che abbiamo. Quindi sia come realizzazione che come componente metaforica, no? Esatto, ma è perché veramente ci sappiamo fare, abbiamo persone che, come dico, in tutti i nostri reparti sanno essere veramente artigiani. Noi abbiamo un sacco di artigiani che lavorano per noi. Non riesco a chiamarli operai, sono maestranze che sono maestri del lavoro tutti quanti, e questa è la verità. I maestri del lavoro, abbiamo qua sulla nostra sinistra un prodotto interessante, adesso non so neanche come si dice, un cilindro, come è un divano questo? Questa è un'installazione che verrà a New York, dove nell'ex fabbrica della Bell, ci sono 250.000 metri che verranno, riqualificati per aziende che fanno ricerca e quant'altro, per cui in queste grandi hall questo architetto, suo amico che è Ron Arad, che è uno che da noi l'anno scorso abbiamo fatto una grande festa qui a Milano e sono 26 anni che lavora per noi, invece di fare delle cose molto quadrate come era il progetto di Saarinen, che era straordinario, Saarinen, sì, un grande architetto di quegli anni, ha voluto creare questo effetto, no, del tondo, e queste qua non sono altro che nelle sale questi lunghi cilindri che sono i prodotti che servono per l'attesa. Insomma. Quindi se qualcuno ci guarda da New York può ammirare, no, in questo centro. No, andranno, è una cosa molto bella. Per cui il piacere di essere contaminati da più aree, no? L'area architettura, l'area scultorea,
l'area del, ad esempio, come avete visto anche qui vicino, questa amaca meravigliosa. Che sì, sì, ecco, adesso ci andiamo proprio, ci volevo arrivare, proprio l'amaca, perché prima mi sono spaparanzato un po' mentre la stavamo attendendo e si stava davvero comodi, ora è scontato dirlo, no? Però è un bel vedere e anche una grande comodità, no? Chi l'ha disegnata questa? Beh, questa è Wick, è un nuovo architetto che sta lavorando per noi, però il concetto è sempre legato all'intreccio. Michele Gervasoni, intanto complimenti per questo stand che non passa inosservato, molto luminoso, molto glitter. Grazie, e beh, devo dire che questo nostro modo di presentarci, come ha sottolineato, è proprio per cercare di essere un po' diversi da quello che si vede attorno, quello che fanno i nostri competitors. La particolarità di quello che fate? Diciamo che grazie alla nostra art director e principale designer Paola Navone abbiamo molte collezioni combinate con l'utilizzo di materiali diversi, di stili diversi, che però si combinano assieme, come si può vedere in questo stand. C'è qualcosa di particolare che ci vuoi mostrare? Beh, penserei al tavolo nuovo presentato quest'anno, è un prodotto speciale che rappresenta un po' il modo di fare, di produrre di Gervasoni, è un mix con una base in cemento e un piano in abete spazzolato con questa finitura grigia che può essere anche bianca o in marmo. Quali sono i mercati, insomma, a cui vi rivolgete principalmente, dove siete presenti? Beh, noi abbiamo un occhio di riguardo sempre per il mercato nazionale, perché ritengo sia fondamentale, perché da dove partono tutta una serie di giudizi per cui il Made in Italy è molto importante, e come azienda i nostri mercati di riferimento sono la Francia, la Germania e gli Stati Uniti. Leggiamo alle nostre spalle 91 anni. Pesano questi 91 anni o sono da stimolo, Presidente? Ma sono senz'altro un grandissimo stimolo. 91 anni che vanno a sottolineare come la mia famiglia dal 1926 abbia generazione dopo generazione continuato a investire sul proprio marchio, sull'azienda, su una produzione legata al nostro territorio, ma che sa guardare al mondo. Sa guardare al mondo grazie a collaborazione con professionisti internazionali che nelle loro contaminazioni ci portano ad affrontare sempre sfide nuove, mercati differenti, a lavorare con materiali che non sono soltanto parte della tradizione, ma senza venir meno ovviamente a quella che è la tradizione del lavoro del legno, a cui siamo certamente legati e che rappresentano ancora una parte importante dello sviluppo di Tonon. Ci può raccontare i numeri della Tonon in questo settore, a livello percentuale, quanto viene venduto all'estero? Ma sostanzialmente, se consideriamo, lo dico al contrario, quello che viene venduto in Italia rappresenta una quota marginale del fatturato, quota marginale che si attesta intorno al 10%. Bisogna dire anche una cosa, ormai tutto il nostro settore considera il mercato europeo, che anche per noi rappresenta circa il 50% del fatturato, sostanzialmente il proprio mercato domestico, quindi dobbiamo guardare oltre ai confini e sapersi approcciare con i nostri vicini di casa con la stessa mentalità con la quale affrontiamo il mercato italiano. Quella che è la quota, che è la componente che in questo momento ha i maggiori saggi di valore di crescita, è certamente il comparto extraeuropeo che continua a segnare dei risultati importanti. Le preoccupazioni non mancano, certamente lo scenario geopolitico internazionale non è semplice in questo momento, sarà da capire, questo vale per il nostro settore, ma per tutti i settori, la partita nordamericana legata a quelle che sono delle possibili evoluzioni legate a momenti di protezionismo, di dazi che certamente preoccupano, ma sulla quale dobbiamo continuare a lavorare pensando positivamente, e continuano a dare invece dall'altra parte dei risultati positivi le destinazioni medio orientali o del mercato asiatico, che in questi anni hanno saputo esprimere dei valori importanti anche compensando quelle che sono state le perdite del mercato russo. We'll be right back.
caro Angeli, al Salone del Mobile c'è anche il lusso, due padiglioni dedicati all'arredo luxury. Sì, luxury, incredibilmente, luxury. In maniera non sorprendente, perché sappiamo che i friulani sono ovunque, però abbiamo trovato anche due aziende delle nostre parti, no? Una di San Giovanni di Polcenigo, dove ci troviamo in questo momento, e un'altra di San Vito al Toro. Costantini, 90 anni di azienda, siete qui a presentare la vostra collezione del lusso, ma voi avete cominciato in altro modo. Sì, l'azienda è iniziata come produzione di sedute e verso gli anni 90 abbiamo cominciato a allargare l'offerta, perché avevamo capito che soltanto di sedie o con le sedie non si poteva andare avanti. Quindi abbiamo cominciato con i tavoli, poi abbiamo aggiunto Madi e adesso da 2 anni siamo in grado di proporre un'intera casa a Costantini arredata completamente da noi con i nostri prodotti. La scelta del lusso, perché? C'è un mercato importante in questo settore? Sì, noi non ci rivolgiamo al mercato italiano, siamo sempre stati esportatori e abbiamo deciso di sfruttare questa nicchia, abbiamo fatto un prodotto di nicchia, quindi il lusso di nicchia poteva essere una strada giusta da percorrere. Dove esportate? Praticamente in tutto il mondo, il mercato di riferimento è per il 25% degli Stati Uniti, dopodiché si spazia dall'Asia a tutta l'Europa. Quindi Trump vi fa un po' preoccupare? Sì, un pochino, però speriamo che riveda le sue idee e almeno non tocchi il mobile. Ci fa vedere qualcosa della collezione che presentate qui a Milano? Questa qua, per esempio, è una collezione chiara, con legni naturali, e un gusto abbastanza contemporaneo, dove presentiamo i tavoli nuovi, ci sono anche delle sedie, perché continuiamo a produrre sedie, fanno sempre grande parte della nostra collezione, però abbiamo aggiunto madie, mobili bar, divani, lampadari, tappeti, tutto quello che riguarda l'ambientazione di una casa di lusso moderno. Gli americani in genere che cosa vi chiedono? Chiedono grandi misure, sedute generose, materiali preziosi e tanto lucido, tanta finitura lucida. E abbiamo scoperto che l'azienda in cui ci troviamo, che si chiama Oasis, tra l'altro, ha un export che riguarda soprattutto l'estero, perché i prodotti di lusso in Italia non tirano tanto, in Friuli zero, ci hanno raccontato, in Friuli non c'è mercato, però loro sono friulani e producono soprattutto per i paesi arabi, per la Russia, per l'Europa, soprattutto Inghilterra, Francia, Germania, esatto, sì. Esatto. E il loro, biglietto da visita e il mix di materiali usano molto l'oro, ci hanno detto, soprattutto per il mercato russo. Vedi, quello che abbiamo alle nostre spalle, per esempio, vediamo questo bagno. È un bagno tipicamente da mercato russo, quindi con molto oro, come potete vedere. Poi mi è piaciuto molto il fatto che ci tengano a precisare, ovviamente perché per forza di cose crea anche più interesse, la produzione sia totalmente local, no? Quindi non vendiamo dalle nostre parti, però tutto quello che viene prodotto viene fatto in Friuli Venezia Giulia, in Friuli in questo con caso. Tanto attaccamento alla nostra regione, ma certo, con tante difficoltà che derivano soprattutto chiaramente da un fattore geografico. Vantaggi e svantaggi dell'essere friulani o di comunque avere un'azienda in Friuli Venezia Giulia, che magari geograficamente è un pochino lontana da tutto? Ma se guardiamo i vantaggi, è logico che viviamo ancora in un distretto, seppure non è più il distretto del passato, quindi questo è senz'altro comunque un vantaggio di avere degli impiegati, degli addetti ai lavori che hanno probabilmente le loro capacità, le loro conoscenze. E la nostra veramente lontananza rispetto a aree di mercato o aree economiche italiane, rispetto a Lombardia, al Veneto, dove ci sono maggiori aziende, è logico si ripercuote un po'
sulla complessità certe volte magari di trovare certi tipi di figure adatte per il nostro interno, per il nostro tipo di lavoro. Con questo non voglio dire che non le troviamo da noi, però diciamo sono risorse più scarse rispetto alle potenzialità che hanno gli altri territori. Che valore dà in più il Friuli per queste occasioni? Beh, la manualità, la capacità di che ogni singola persona nel campo, specialmente parlo ad esempio di tappezzeria, è un piccolo artigiano che lavora con me, per cui veramente il fatto di poter dire queste cose è merito delle mani che a casa nostra sanno fare queste cose straordinarie. Essere in Friuli è un vantaggio o uno svantaggio per un'azienda come la vostra che lavora solo con l'estero praticamente? Ci sono più svantaggi che vantaggi. Il vantaggio è sempre la mia terra, dove non abbiamo ancora grossi problemi, però abbiamo grandi limiti di viabilità, aeroporti, treni, siamo in un angolo nascosto purtroppo dell'Italia. È possibile che il Friuli si metta prenda il passo giusto per agevolare le sue imprese? Speriamo, ma noi imprenditori friulani abbiamo sempre accettato le botte e siamo andati sempre avanti da soli, quindi continueremo questa strada, non ci aspettiamo grandi aiuti. È facile, è difficile, è difficilissimo fare impresa in Friuli Venezia Giulia? No, penso che sia uguale che nelle altre regioni, sicuramente abbiamo qualche vantaggio e qualche svantaggio. C'è vantaggio, cioè dal punto di vista la regione ci aiuta molto, in senso che abbiamo degli incentivi anche dal punto di vista regionale, invece dal punto di vista del logistico sicuramente essere in Veneto sarebbe meglio perché ci sono più corrieri, ci sono più appoggi, però come nelle altre regioni ecco alla fine. Credo non sia tanto più facile o più difficile rispetto ad altre aree, sicuramente è abbastanza difficile farlo in Italia, per le ragioni che sappiamo, e a Prevedudine si sta bene, e è interessante anche come zona, oggi il Friuli è un po' il centro dell'Europa, per cui devo dire che la nostra è la terza generazione che produce mobili a Pavia di Udine, per cui va bene. Questa è la Fiera di Milano Row e qui si raccontano le storie della fiera anche dei friulani, però una storia importante, o se non altro una visuale, una prospettiva importante, è quella dei numeri, i numeri che parlano e raccontano la loro verità. Siamo andati a vedere con i dati delle Camere di Commercio di Udine e Pordenone come sta il settore. Conta 1.999 imprese il comparto legno mobile del Friuli Venezia Giulia, di cui 1.328 artigiane. Pur restando un settore strategico per l'economia regionale, dal 2009 a oggi sono state perse 603 aziende, ovvero il 23%. A delineare una fotografia del settore sono i dati del centro studi di Unioncamere. Per la maggioranza si tratta di piccole e medie imprese. L'80% delle realtà attive è infatti meno di 10 addetti. E la provincia di Udine a ospitare la maggior parte di imprese del comparto, per l'esattezza 1.498, pari al 58,6% del totale regionale, dando lavoro a 8.000 addetti. Nel pordenonese sono invece 812 le imprese attive, corrispondenti al 31,8% con 9.400 addetti. Scendendo nei dettagli, San Giovanni a Natisone risulta il comune più votato al legno arredo, con 257 imprese, seguito da Manzano e Bruniera. Nel 2016 le esportazioni di mobili e prodotti in legno hanno superato per il Friuli Venezia Giulia i 1.254 milioni di euro, il 2,99% in meno rispetto al 2015. Un risultato che ha permesso comunque alla nostra regione di conquistare il terzo gradino del podio delle regioni italiane che esportano mobili, alle spalle di Veneto e Lombardia. Il principale mercato di destinazione per i mobili friulani risulta il Regno Unito, seguito da Germania, Francia e Stati Uniti. E poi siamo andati a sentire il presidente di Confartigianato Tilatti, perché notizia di qualche giorno fa è stato firmato il nuovo contratto di lavoro per il settore legno arredo, un nuovo contratto che dovrebbe portare più soldi ai lavoratori e più agevolazioni alle aziende. Abbiamo firmato un contratto integrativo
che diciamo per la parte che riguarda il contratto, la contrattazione di secondo livello, quella regionale, consente di aumentare gli stipendi senza un aggravio di oneri per le aziende. Abbiamo scritto una pagina nuova, ci permette di dare alcuni servizi e alcune prestazioni ai nostri collaboratori nella forma di welfare. Abbiamo introdotto il premio di territoriale, che era il vecchio premio di produzione. Abbiamo introdotto anche nuove prestazioni attraverso la bilateralità. Questo è, diciamo, una prima sperimentazione che si fa in questo settore a livello regionale, sottoscritto da noi e dalla CNA e dalle sigle sindacali. Credo che questo sia un passo nella direzione giusta, cioè maggior soldi in tasca ai dipendenti con minor costi per le aziende. Questo anche per favorire, diciamo, la ripresa dei consumi interni. Siamo un po' distanti da quello che sarebbe necessario, però siamo sulla strada giusta, e poi abbiamo dato una risposta in termini di rappresentanze sociali, una risposta immediata alla possibilità di declinare il contratto di secondo livello. Quindi sarà un vantaggio sia per i lavoratori che per i datori di lavoro? Certo, un vantaggio perché consente alle imprese di aumentare gli stipendi al netto di maggiori contribuzioni fiscali per la parte datoriale, consente di trasferire alcune prestazioni sul welfare, alcune prestazioni sulla bilateralità, che alla fine in modo indiretto portano maggiori vantaggi per i lavoratori. È un modo intelligente anche di affrontare la contrattazione di secondo livello fra le parti, consentendo a tutti di maggiori risorse per poter rilanciare una politica anche dei consumi. Grande attenzione attorno alla nuova sedia, ci dice questo nuovo modello che presentate, ci racconta qualcosa di questo prodotto? Questo qui è un prodotto nuovo, che abbiamo realizzato, è un prodotto veramente che ha una struttura in materiale plastico, in policarbonato, e viene prodotto veramente in materiali trasparenti e sia anche coprenti, con una base sia in metallo che in legno. Ed è una sedia molto comoda perché, diciamo, anche il bracciolo. Abbiamo praticamente avuto dei plausi, in senso che sono stati prodotti molto apprezzati, abbiamo sviluppato quindi bene, abbiamo lavorato bene, quindi i mercati in questo momento stanno rispondendo, soprattutto i mercati esteri, con i quali praticamente abbiamo dei rapporti ormai instaurati da tempo. Per noi l'internazionalizzazione è un must, praticamente è un obiettivo sul quale abbiamo puntato da diversi anni. Abbiamo sviluppato praticamente delle agenzie o delle succursali sia in Giappone che negli Stati Uniti e anche nelle altre parti del mondo. Quindi Giappone, Stati Uniti, in questo senso Trump vi preoccupa? Ma tutto quello che succede veramente è che crea praticamente una situazione di turbolenza può preoccupare, no? Quello che è successo oggi a San Pietroburgo, o quello veramente che può dire Trump. Certo, veramente viviamo in un momento in cui i cambiamenti possono veramente determinare situazioni di criticità sui mercati. Vedi quello che è successo 3 anni fa in Russia, che ci ha fatto perdere praticamente il 50% del mercato. Finalmente oggi torniamo leggermente a crescere anche su questo mercato. I nostri mercati però i più importanti rimangono appunto gli Stati Uniti, il centro Europa, quali Francia, UK e anche il nord, praticamente i paesi scandinavi, e l'estremo oriente, quale Giappone e anche la Cina stessa, un paese, diciamo, sul quale stiamo investendo molto. Quali sono i segreti per la longevità di questa azienda? Insomma, quanti anni sono? Il prossimo anno ne compiremo 95, quindi siamo un'azienda, diciamo, storica del nostro territorio. Io sono di terza generazione. E cosa possiamo dire? Che ci adeguiamo ai tempi. Thank you.
I suppose, no. Allora, con Laura Menis dell'ufficio stampa della Cividina ci racconta le novità di quest'anno della fabbrica. La Cividina quest'anno riedita una seduta importante per il mercato francese, disegnata la prima volta nel 1967 da Pierre Polen. 50 anni dopo la Cividina per l'appunto riedita una stessa edizione rispettando il progetto originario, che prevede una seduta morbida che può essere una scultura singola oppure duplicata in diversi modelli che consentono una seduta ideale per il contract. Qual è l'elemento di innovazione rispetto alla stesura originale? Ma diciamo che la Cividina tende a ricalcare, a rispettare il progetto originario, per quanto in questo caso l'utilizzo di tessuti chiaramente più performanti rispetto al passato è stata chiaramente privilegiata. Qui abbiamo invece il secondo grande progetto della Cividina, disegnato da Antonio Rodriguez. In questo caso abbiamo una famiglia davvero completa, stiamo parlando di 57 elementi che vanno a comporre questa collezione che si chiama Velure. Velure lo si può immaginare, se non si parla francese. Esattamente, rimanda immediatamente alla morbidezza, all'estrema raffinatezza di questa collezione, che prevede il tessuto vellutato, soffice al tatto, che dà un comfort estremo di seduta, con colori estremamente borghesi come il verde scuro, il blu. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Alessandro Fantoni, della Fantoni, suggestivo lo stand, una cosa che non si può non notare da udinesi, da friulani, l'omaggio a Gino Valle, come mai? Ormai sono circa 50 anni che è nata la collaborazione con lo studio Valle, c'è stata un'intensa collaborazione fra mio nonno Marco negli anni 60 e 70 all'incirca, che hanno portato poi a disegnare tutto quello che è il campus Fantoni, disegnato sempre da Gino Valle, dove è riuscito a creare delle architetture assolutamente semplici ma allo stesso tempo veramente molto moderne, e non ultima la rivisitazione da parte del figlio della nostra mensa, del nostro ristorante, dove tutti i nostri dipendenti vengono a pranzare e a godere insomma della pausa pranzo. Certo, una struttura innovativa firmata da un grande designer, forse non esagero se dico il più grande dei designer degli architetti friulani, se non altro del Novecento. Assolutamente, per noi è entrato nel nostro DNA propriamente, nel senso che attualmente abbiamo ancora dei suoi pezzi che stiamo promuovendo e stiamo facendo restyling dei suoi pezzi. Ricordiamo la collezione 45 gradi che è apparsa al MoMA di New York nel 1967 e che possiamo vedere ancora qua installata presso il nostro stand oggi, regolabile in altezza, proprio perché in questo periodo il mondo del lavoro sta cambiando, il modo di vivere l'ufficio è nuovo, è diverso, per cui non esistono più solamente postazioni fisse come le scrivanie normali dove viviamo noi probabilmente in Italia ogni giorno. Quello è un vecchio concetto, diciamo. Esattamente, e ci stiamo spingendo oltre, per cui per esempio questa scrivania che si avvicina molto a quello che è il mondo casa risulta essere regolabile in altezza, con una gamba fatta in legno massello e che permette di andare a lavorare sia seduti che in piedi. Questo consente di avere un maggior standard ergonomico dal punto di vista dell'usufruitore della scrivania e della postazione di lavoro, e che quindi comporta una riduzione di quelli che possono essere i problemi alla schiena piuttosto che altre articolazioni. Quelle che abbiamo raccolto qui a Milano sono storie di imprenditori che ce l'hanno fatta, di aziende importanti, conosciute in tutto il mondo, con fatturati importanti, perché hanno saputo proporsi in maniera vincente soprattutto sul mercato estero. Ma
caro Nicola Angeli, nel settore in Friuli Venezia Giulia non sono tutte rose e fiori. Non sono tutte storie, diciamo, di successo o di riscatto da questo punto di vista. E noi abbiamo visto un po' di... abbiamo voluto raccontare anche l'altra faccia della medaglia, non solo lustrini e paillette. Una è la storia di una fabbrica, di una famiglia, di una ragazza, di una donna che si è reinventata completamente un'altra professione, lontano da quella che è l'idea di produzione in un contesto molto particolare, e ce la racconterà sempre Davide Zanirato. E un'altra, Giorgio? Un'altra invece è la storia di chi ha capito che non bastava lavorare il legno per andare avanti quando è sopraggiunta la crisi, e allora bisognava inventarsi qualcosa di particolare, per esempio lavorare dei legni particolarissimi, trovarsi un settore di nicchia per riuscire a sopravvivere, ad andare avanti con la propria azienda. Sentiamo queste due storie. Non ho rimpianti perché finalmente adesso mi sento adatta a fare il lavoro che sto facendo. Prima era un abito, come se fosse stato un abito un po' stretto, non era il mio lavoro. L'azienda di mio papà era nata nel 62 e era una segheria inizialmente, poi si è sviluppata, è diventata praticamente la boutique del faggio nella zona qua del Manzanese. Alcuni anni prima del 2008 si era già sentita la crisi perché il prodotto di nicchia costava troppo, però dovevi fare prodotto di nicchia per non far parte di quel mercato di quantità, o comunque quel mercato povero, insomma, a cui accedevano tutti. Nello stesso tempo cominciavano ad arrivare degli insoluti, i contratti non venivano più rispettati, la manodopera italiana era troppo cara, quindi si faceva fatica anche a fare un prezzo, perché anche se il lavoro continuava a essere perfetto, il legno continuava a essere perfetto, effettivamente si faceva fatica a stare sul mercato. Noi gli ultimi due anni avevamo avuto anche un aumento delle vendite e il problema più grave era l'insolvenza. E poi praticamente nel 2008, in seguito alla crisi che c'è stata nel settore inizialmente del legno, che è stato il primo secondo me a soffrire della crisi, abbiamo chiuso l'attività. Rimpianti non proprio, perché abbiamo cercato di dare al massimo. Poi le cose sono andate come sono andate. E certo è dispiaciuto perché avevamo fatto 40 anni di attività ininterrotta con anche successi, però bisogna qualche volta accettare anche i cambiamenti e riuscire a cambiare pagina se il libro che stai leggendo ormai è arrivato alla fine. Allora, io ho la fortuna innanzitutto di aver trovato un posto adesso dove hanno sposato la mia causa. Attività assistita, che cos'è? È una specie di pet therapy, che in realtà con il cavallo non è proprio pet therapy. È un avvicinamento a questo mondo così magico dove il bambino riesce a trovarsi a suo agio. La personalità del cavallo, che è un animale paziente, umile, qualche volta compiacente. Io credo che al cavallo piace essere utile all'uomo proprio. Quindi quando il bambino riesce a creare questo rapporto magico con lui, questa simbiosi comincia a crescere talmente tanto che rende quasi i bambini dipendenti dal maneggio. E qui veramente si vedono delle trasformazioni pratiche, non solo caratteriali, ma anche proprio di comportamento. Adesso io non andrei più via da qua. Siamo qui sul territorio di Cornon di Rosazzo dal 1968. Prima, diciamo, l'azienda è stata impiantata da mio zio e mio padre, poi si sono affiancate mia mamma e mia zia, poi nel 95 noi figli e nipoti, diciamo così, abbiamo deciso di prendere il posto dei nostri genitori in quello che adesso viene chiamato il cambio generazionale. Ci siamo un po' trasformati da semplici operai, siamo diventati imprenditori, tra virgolette, diciamo così, stiamo ancora imparando ad essere imprenditori. E quindi adesso abbiamo
preso in eredità un qualcosa che è già storico. Noi abbiamo avuto la possibilità di poter rimodernare e portare a un livello tecnologico un po' più alto l'azienda. L'abbiamo portato, diciamo, abbiamo portato nel 2000-2002 macchine a controllo numerico qui all'interno dell'azienda, automatizzando e riuscendo a ottenere, diciamo così, un mercato un po' più di nicchia, lavorando per gente un po' più o architetti o diciamo clienti un po' più importanti. Le imprese artigiane credono moltissimo nella tecnologia e nell'innovazione. Le grandi aziende hanno la fortuna di avere più maestranze e quindi sopperiscono a questa mancanza di tecnologia. Abbiamo la fortuna, appunto, dicevo, di utilizzare macchine a controllo numerico anche supportati dalle diverse università, che possono essere in questo caso specifico di questa macchina che viene da Pisa, è la normale di Pisa, però abbiamo la possibilità di avere le collaborazioni anche con l'Università di Udine, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, e quindi diciamo abbiamo una grande fortuna di avere questi giovani che ci possono aiutare. Facciamo vedere questa particolarità incredibile. Questo legno da dove arriva e quanti anni ha? Beh, questo legno, che si chiama Abonos, arriva dai grandi laghi della Macedonia. Adesso la datazione dell'Università di Roma, della Sapienza, ci dà una datazione di 8.000 anni. È importato e commercializzato da un'azienda qui, una segheria di Trevignano Udinese, ed è il nuovissimo materiale che è uscito dalla mente strana, diciamo, degli architetti. E che va ruba nei paesi arabi, se non sbaglio. Certo, sì. Adesso è uno dei prodotti più richiesti e più di nicchia. Qui poi abbiamo un'altra particolarità, questa che abbiamo visto prima all'interno della macchina, ce la puoi mostrare anche a beneficio della telecamera. Allora, anche questo è un legno particolare. Anche questo è un legno particolare che adesso è molto in voga, il noce canaletto americano, arriva direttamente dalla Pennsylvania ed è uno dei prodotti che ha sopperito e sostituito i legni classici qui di zona, che erano il ciliegio, il rovere, il faggio, il frassino. Adesso c'è una grandissima richiesta di questo materiale. Mentre per quanto riguarda queste sedie, è un modello particolare disegnato da chi? Allora, queste sedie sono disegnate da due architetti qui di San Giovanni in Natisone, Edi e Paolo Ciani. Sono commercializzate e sono per una ditta grande qui della zona, che è la Tonon. Sono quasi esclusivamente prodotte in lotti così piccoli per navi, per grandi alberghi, ecco. Un'altra particolarità ancora, continuando a raccontare quanto viene realizzato qui alla 420 SNC a Corno di Rosazzo, una marchiatura. Esatto, le marchiature adesso sono sempre più richieste e anche sempre più diciamo una assicurazione verso le contraffazioni. Adesso le grandi aziende vogliono avere il loro nome, vogliono avere soprattutto il Made in Italy per dire questo è un prodotto fatto da noi e fatto qui in zona. A questo proposito, diciamo così, noi della 420, insieme con altre 10 aziende, abbiamo creato assieme, diciamo, al cluster Arredo, con l'aiuto soprattutto del cluster Arredo, un gruppo che si chiama Make My Design, ed è fatto è fatto esclusivamente per dare una mano ai giovani architetti e ai giovani designer quando hanno bisogno di realizzare un loro prodotto. Noi abbiamo la possibilità di dare una filiera completa dalla segheria fino alla verniciatura, e quindi il giovane architetto, il giovane designer che ha bisogno di una mano, noi lo seguiamo dal primo prototipo, dalla bozza, insomma, fino al risultato, esatto, fino al risultato finale. Sono molto ampie, non è che c'è una tendenza particolare o che si dica questo va, questo non va, questo andrà. Comunque ci sono per esempio delle tonalità di colori che sono i colori tenui, sono colori pastello leggeri, oppure si sta ritornando alla pelle,
c'è stato un periodo in cui la pelle era un po' abbandonata, invece si sta anche ritornando a quello. Per noi è molto importante perché è dal 1921 che lavoriamo la pelle, quindi per noi è un vantaggio. Facciamo vedere qualche prodotto che la Frag espone qui. Ci racconta qualcosa, per esempio, di queste poltrone? Certo. Allora, questa che io chiamo poltronciona perché è una bella poltrona ampia, è disegnata dal gruppo Misto. Misto si chiama così perché c'è un designer italiano e un designer giapponese. La nostra azienda lavora per il 98% con l'estero. Il mercato di riferimento è quello statunitense, che nonostante quello che si dica adesso su Trump, non Trump, è un mercato che tira alla grande, è in grossa crescita, è in grosso incremento e quindi anche noi seguiamo questo filone. Dopo gli Stati Uniti c'è l'Europa, con la Francia, l'Inghilterra, la Svizzera, che sono anche questi molto trainanti. E poi vengono di conseguenza anche paesi dell'Estremo Oriente, paesi del Medio Oriente. In questo momento il Medio Oriente non è proprio molto effervescente, però c'è anche il Medio Oriente. E cosa molto bella, sta recuperando lentamente anche la Russia. Quindi diciamo che capiamo da questi piccoli segnali che le cose tutto sommato non si stanno mettendo male per le nostre aziende. Io parlo non solo della Frag, ma di tutte le aziende del distretto che lavorano con l'estero. Quali sono le novità di quest'anno, le cose che esordiscono al Salone del Mobile? Diciamo che esordiscono tutta una serie nuova di grafiche, perché comunque si cerca sempre di integrare quello che può essere una linea dal design pulito ma arricchita nei dettagli e impreziosita dalle finiture. Quindi si lavora con la ricerca di spessori diversi che appagano la vista e con delle linee pulite ma sempre impreziosite dal dettaglio ingress, da una stampa particolare oppure da delle finiture ricercate. Quindi mi pare di aver capito, semplicità però e dettagli, anche queste sono un po' le parole chiave, sì, del gruppo. Diciamo che ad oggi il 70% è fatto dal design, un prodotto piace o non piace, un po' come nel vino. Di conseguenza la prima argomentazione è fare un prodotto che piace, e l'obiettivo di Zanette e di tutto il gruppo Tomasella è fare un lusso che sia accessibile, quindi un prodotto non solo bello ma un prodotto disponibile a tutti e per tutti. Dove si compra questo lusso, o meglio chi compra questo lusso del gruppo Tomasella? Quali sono i mercati di riferimento per voi? I mercati di riferimento, ovviamente l'Italia per noi è importantissimo e attualmente è il trend di crescita più grande, ma siamo presenti ovunque perché abbiamo un ramo contract che lavora benissimo in America, in Sud America e nell'Europa. Francia e Germania sono mercati sempre più importanti e di conseguenza tutti i mercati emergenti come la Cina sono mercati per noi buoni. Ci sono anche 4 padiglioni dedicati alla luce alla Fiera del Mobile, e passeggiando tra queste, insomma, tra tante novità e tante proposte, abbiamo trovato anche un'azienda di Romance di Sonzo. Intanto ben trovati, è il primo salone o siete abituè? No, abbiamo già fatto altri anni questa fiera, praticamente siamo circa, penso che sia la decima edizione che facciamo, o la nona o la decima. Allora, voi fate un prodotto molto particolare, ci spieghi un po' la filosofia dell'azienda? Allora, noi facciamo lampadari in ceramica decorata a mano. Siamo nati facendo questo tipo di articolo, cioè dove le decoratrici decorano l'articolo tutto a mano, dove il cliente può scegliere qualsiasi decoro che preferisce, qualsiasi colore. Dall'altra edizione dell'Euroluce abbiamo optato per un'altra collezione, la serie, per noi la chiamiamo serie retro, praticamente dove non decoriamo più ma cambiamo solo il colore dei lampadari. Sono tutti questi colori qua, lì si possono vedere praticamente tutta la collezione dei colori e facciamo tutti questi articoli
tutti questi articoli dove abbiamo due serie diverse. Abbiamo la serie appunto classica e la serie retro. Che tipo di clientela vi indirizzate? Chi sono i vostri clienti? Chi compra questo tipo di prodotto? Secondo me la comprano un po' tutti, deve un po' piacere, un po' deve essere sicuramente un prodotto di nicchia, però a chi piace indifferentemente, ecco, sicuramente questa serie qua secondo me piace più ai ragazzi più giovani di quella serie là. Altre cose come prodotti nuovi di questa collezione di quest'anno, abbiamo proposto queste serie qua, queste sono state fatte disegnate da un designer delle Marche. E abbiamo fatto questa collezione qua, che è una serie cemento, che secondo me questa è una serie che secondo me attirerà molto. No, 24 padiglioni, 200.000 metri quadri di esposizione, non dico che li abbiamo fatti tutti, ma quasi. Dai, un metà abbondante l'abbiamo fatta, percorsa sicuramente. Allora, sicuro. Se vogliamo tirare un po' le somme, abbiamo visto anche delle cose strane, no? Sì, abbiamo visto delle cose per alcuni simpatiche, per altri pittoresche, io sono in quella seconda, sì, seconda categoria, diciamo. No? Allora, dimmi quello che ti è rimasto impresso. Mi è rimasta impressa la poltrona con la pelliccia, insomma, già non vanno più di moda le pellicce, no? Figurarsi le poltrone, comunque, de gustibus, no? De gustibus. Ci vedo. Ah sì, mi ci vedi, no? Molto calda, adesso che arriva l'estate è la soluzione giusta proprio. Allora, a me è piaciuto quel tavolino con la costruzione Lego dentro, migliaia di pezzi di Lego, esatto, l'ho trovato originale. Di la verità, che hai detto che avrebbe voluto farlo anche tuo figlio, sì, insomma, con una quantità di Lego sufficienti. Raccoglierò i pezzi e mi cimenterò. Poi abbiamo visto lo stand di Versace, no? Cioè, conferma il suo essere barocco in questo caso, la casa della Medusa, no? Giusto? Della Medusa Versace, sì, mi pare. Sì, ma sì, vogliamo parlare degli steward all'ingresso? Gli steward all'ingresso, area VIP, da parte tua voto altissimo agli steward all'ingresso. A me non hanno emozionato più di tanto. Poi io, sai che sono molto per il glitter. Io, sì, il esatto. Tappeto glitter è una cosa c'era che la polemica, la comitiva, diciamo, di Udinese TV qui a Milano non è per il glitter, la Bortolossi tiene alta la bandiera. E poi altre cose che ci hanno un po' sorpresi, vediamo, aiutami con la memoria. La mucca appesa. Forse era un toro, perché aveva le corna da toro, no? L'abbiamo identificata come vacca all'inizio. Poi la bellezza di certi lampadari, padiglioni dedicati alla luce. Il padiglione della luce, c'era un solo espositore friulano che abbiamo sentito, però era davvero suggestivo, perché c'era, a noi che piace la luce, la luminosità, c'erano un sacco di spunti interessanti. Bene, è stato un bel viaggio. Davvero, faticoso. Vero? Ma bello. Ed è stato bello anche raccontare i successi di tanti friulani che qui abbiamo visto con degli stand meravigliosi e soprattutto con tantissimi visitatori. Questo abbiamo, gli stand dei friulani, sì, molto visitati. Erano veramente qualcuno affollati. Faceva il dimesso, come il presidente Tonon diceva, no, c'è sempre tanta gente a quest'ora, però insomma c'è da dire che erano davvero frequentati gli stand dei friulani. Va bene, abbiamo visto tutto, una menzione particolare va fatta ai rotoloni della poltrona di Roberto Moroso. Sì, esatto, esatto, perché ci hanno dato spazio e comodità per diversi minuti. Ci hanno ristorati anche dal punto di vista fisico, ci voleva. Bene, ci vediamo il prossimo anno. Va bene, il prossimo anno, pensavo il prossimo mercoledì, però anche il prossimo anno. Mercoledì, ma anche il prossimo anno magari qui, ok? Ciao, ciao a tutti. Saluti a tutti.